Hola chicos, hola chicas. Sono il Brumo. Oggi il mio spacciatour va avanti, il nostro spacciatour, perché tanti di voi ci fanno un sacco di segnalazioni e noi andiamo in giro a caccia di quelli che sono i pusher, gli spacciatori. Il mio album deve essere completato. Allora oggi sono andato in Sicilia, a Palermo, per l'esattezza nel quartiere Zen, di nome ma non di fatto. Vi presento lo Zen, un quartiere a nord di Palermo, di 16.000 abitanti. In questo punto vendono morte. Questa è cocaina. Non sono semplici spacciatori, ma questa è un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Bisogna sottrarre il territorio ai criminali, potenziare le forze dell'ordine. Vedete, prende una dose. Questa è morte. Signore e signori, ci abbiamo lui che voleva venderci della coca e poi c'avevamo sempre lui che ci voleva vendere coca bamba. Vabbè, noi andiamo a farci un giro, andiamo a vedere cosa stanno facendo a quest'ora. Andiamo. Ciao raga, una domanda. Se mica se qua si spaccia, sapete qua dove è una zona di spaccio? Più o meno, lo sai mica tu? Vieni che andiamo a cercare, vieni. Ciao, oh, no, ciao, ciao. Sai mica dove è una zona di spaccio? Vai giù. Vieni, vieni. Vedete, proprio in queste vie spacciano H24. Che abbiamo identificato nei nostri filmati, volevano venderci cocaina. Vabbè, però posso andare avanti e collezionare delle belle figurine, eh? Bene ragazzi, ci siamo, e questo è lo Zen di Palermo. Ma lo sai che qua si spaccia? Lo sapevi che qua si spaccia? No, non c'è spaccia. No. Sì. No, siamo venuti l'altra sera e ci volevano vendere cocaina. Aspettiamo solo la manessia, che ne sì? Ma l'altra sera siamo venuti qua, sai quante ce ne volevano vendere? Vabbè, io mi metto qua davanti così non spacciano. Vieni che ci spostiamo. Niente, siamo entrati qui nella zona di spaccio principale dello Zen e stiamo facendo un giretto. Vai avanti. Un masso gigante sul tetto, però è blindata, dunque ce ne freghiamo. Vai, visto, avanti, vai. Sempre la bottiglia. Guardate. Guardate le persone. Guardate. Guardate le persone, guardate. Mamma mia. Guardate. Questo è il risultato, guardate cosa ci hanno tirato addosso. Immaginate che blocco. Sicuramente se non avessimo avuto l'auto blindata ci avrebbero ammazzato, perché si è sfondato il tetto all'interno. Siamo qui allo Zen di Palermo, stiamo cercando di bloccare una zona di spaccio. Sali in macchina, fidati. Tirando la roba, guarda il bambino. Ci tirano i sassi, vedete, guarda. Vedete, tutti super coraggiosi. Guardate, se non avessimo la macchina blindata. Allora,
guardate il trattamento che continuiamo a avere in questo posto. Vai, vai. Io sento sparare un po'. Ci ha ridotto bene, avete visto? Sì, per fortuna. Un buco di cosa? Ah, il rumore che abbiamo sentito cos'era allora? Ah. Incredibile come ci hanno accolto. Guardate, questa è una macchina distrutta, venite a vedere. E c'è anche un buco molto sospetto. Comunque l'album dei spacciatori continua ad andare avanti. Da quel palazzo ci hanno tirato un blocco così di cemento che sarà stato 50-60 kg. Per fortuna eravamo sul blindato e non ci ha fatto quasi niente. Qua passano praticamente il soldo e la droga e vendono morte. Come nei nostri servizi vediamo sempre che hanno una parte dove possono proteggersi dall'arrivo delle varie forze dell'ordine. Piccolini, quando vedete cose brutte, via, 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 via. Cosa vuoi fare da grande? Io, pugilato. Il? Pugilato, tu? Calciatore, bravo, vita da bomber, tu cosa vuoi fare? Poliziotto. Bravo, dammi un 5. È incredibile, in questo punto ci hanno lanciato decine e decine di sassate e guardate l'efficienza nel ripulire tutto. Questi sono gli dell'ANAS, ragazzi. Vedete, questo è il coraggio di queste persone che si sentono di comandare un luogo affrontando la realtà lanciando sassi. Il nostro lavoro è questo. Allora, avete visto, cari amici, com'è andata? L'accoglienza è stata questa, l'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato, abbiamo raccontato cosa avviene qui allo Zen a Palermo. Io spero che appunto le varie istituzioni possano fare qualcosa per dare un futuro, sapete a chi? Ai più piccoli, ai bambini o alle brave persone che sono obbligati a stare in questo posto. 100% Urmotti, sempre sul pezzo. Ciao, ci vediamo.